Le acque del torrente Vermigliana e del fiume Noce sono i due campi gara sui quali 16 nazionali si stanno sfidando per il 15° campionato mondiale predatori con esche artificiali da riva. Al termine della cerimonia di apertura, la competizione è iniziata con due turni di intense prove, durante le quali ogni nazionale ha provato i vari box per mettere a punto le strategie. L'Italia vuole questo titolo. Nei volti dei nostri azzurri abbiamo già intravisto tutta la carica e la forza emotiva che li spinge a battersi e lottare con i denti. Antonio Frassine e Marino Polognato hanno tenuto unita la squadra e al sabato, primo giorno di gara, l'Italia ha saputo capitalizzare un grandissimo vantaggio. Quattro primi posti accendono l'entusiasmo dei ragazzi e di tutto lo staff. Quattro primi. Sembra che abbiamo, sempre. Marino, 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 Marino. Stava male. No, che dire, meglio di così non si poteva sperare. Dalle notizie che arrivano dagli altri settori sembra tutto andato nel verso migliore, ma proprio meglio di così sembra che non era possibile, perché dovremmo essere proprio primi di settore in tutti i quattro settori. Speriamo adesso di vedere, aspettiamo la conferma, perché fin quando non è scritto non è. E devo dire che la tensione si sente anche da fuori. Ero forse più teso io che Alberto in pesca. È andato tutto bene, adesso speriamo bene in domani. Vediamo un attimino se le condizioni dell'acqua rimangono le stesse. E dai, speriamo in bene. Forza Italia! Anche oggi, come tutte le partecipazioni a questi mondiali, una tensione fino al fischio d'inizio della gara e dopo, come tanti mi conoscono perché mi conoscono, la massima tranquillità e fermezza. Ciao ragazzi, oggi ce l'abbiamo fatta, il primo giorno nel settore basso del Noce ho vinto e domani bisogna fare uguale e dobbiamo portarci a casa sto titolo che ci manca da un bel po' di anni. Sta per iniziare il secondo e ultimo giorno di gara. Venue is closed until 2:00. Gli azzurri devono difendere il vantaggio dalle agguerritissime nazionali dell'est, come Slovacchia, Ucraina e Russia. È stata una giornata stupenda, dopo vedere quattro primi ragazzi non vengono sempre, quindi dopo anche aspettare l'ansia di vedere. Di vedere questi ragazzi che continuavano a pescare sempre di più, e poi per conto mio la cosa più positiva è stata vedere che tutti e due i campi di gara hanno reso sempre meglio il secondo turno, il terzo turno. A minuti il segnale di inizio gara. Antonio e Alberto stanno osservando i vari box in attesa dell'estrazione del turno. Partiti! Una pioggia intensa si sta battendo sugli atleti, ma la loro concentrazione rimane ai massimi livelli. Sei partito, Mirko?
subito accettare questo ruolo sembrava una cosa così facile, ma facile ma da valutare, perché è molta molta tattica, molta molta preparazione per arrivare a dare il massimo in questa gara. Appena chiuso il primo turno qui nel settore A, ieri avevamo il Gibaudo, oggi abbiamo Giolo. Il sorteggio non è stato felice perché siamo partiti per sedicesimi, per ultimi, ha chiuso i primi 45 minuti con 19 pesci, quindi si è difeso molto bene. Aspettiamo la classifica, sappiamo che il bulgaro ha superato i 30 pesci, con 19 penso che riusciamo a piazzarci tra il quinto e il sesto posto. Quindi per la partenza che abbiamo avuto il risultato è positivo. Ovviamente c'era un momento molto critico nella gara, che diciamo è una gara che dovrebbe andare tutto liscio. Trovi il momento che il pesce ti molla l'esca, devi inventarti un nuovo metodo di prendere i pesci. È stato un modo molto critico, un po' ansioso, ma l'abbiamo girato a trovare un'altra esca che il pesce di nuovo risponde. Con il procedere dei turni le cose iniziano a mettersi bene. Max, Andrea, Alberto e Arno si confermano in ottima forma, sfruttando ogni potenzialità dei box. Questo settore lo conosciamo molto bene, ci abbiamo pescato l'anno scorso, conosciamo ogni pietra quasi a memoria, le buche migliori che rendono. E poi è arrivata la chiamata. È arrivata la chiamata quest'inverno e ho detto: continuo a tenere questi ritmi 28 anni di seguito senza mai mollare, o mi rilasso un attimo e provo una nuova esperienza. E ho detto di sì, Avendo un lavoro, una famiglia, come tutti, a un certo punto hai poco tempo da dedicare alle uscite a pesca. Questa è più responsabilità ma meno uscite a pesca, perché vedo i miei ragazzi che veramente per prepararsi a una gara, per prepararsi a una finale importante, vanno a pescare tanto. I miei atleti qui della nazionale sono andati ancora di più a pesca, perché veramente quello che abbiamo messo e che hanno messo loro di impegno per prepararsi a questo mondiale, non lo so se si poteva far di più. Loro sono venuti qua ogni sabato e ogni domenica che hanno potuto. La federazione ci ha sostenuti con la possibilità di fare due stage di prove ufficiali nostre. Le abbiamo fatte per bene e io non so cosa potevo chiedere di più da questi ragazzi, perché mi trovo un gruppo affiatato, un gruppo preparatissimo. Più di così penso che non potevo chiedere. Adesso dobbiamo solo sperare nella competizione, perché i ragazzi sono sicuramente pronti.
Quest'anno come primo anno abbiamo il nuovo ICT Marino Polognato, un grandissimo personaggio che sicuramente conosceranno tutti, che è venuto ad insegnarci e a spronarci per questo campionato. La sua passione e la sua professionalità è indescrivibile. Massimiliano Ghibaudo sta realizzando numeri impressionanti, rubando la scena agli altri concorrenti. Con 17 trote, anche Arno chiude il terzo turno al primo posto. Adesso si deve resistere fino alla fine, senza cedere nulla. Un'impresa difficile, ma alla portata degli azzurri. I valori in campo sono altissimi. Sono sempre stato un agonista, mi è sempre piaciuto gareggiare in qualsiasi cosa. Prima c'era il calcio, poi ho avuto un piccolo incidente, un infortunio. Ho mollato un po' il calcio e siamo passati alla pesca full immersion e da lì in avanti non ho mai mollato. Chiuso anche il quarto e ultimo turno. Negli sguardi si nasconde una soddisfazione incredibile. Siamo in attesa dell'ufficialità, ma i ragazzi già sanno che questa gara è passata alla storia. È stata una gara dura, ci siamo dovuti anche fermare per l'acqua sporca. Il terzo turno abbiamo purtroppo perso troppi pesci, però fino a chiuso il secondo e si spera il terzo al podio più basso, al terzo posto. Abbiamo avuto tre bei risultati, dovrebbe esserci Massimiliano Ghibaudo che dovrebbe vincere il titolo individuale, secondo lo dovrebbe fare Alberto Giolo e terzo Arno con il primo e il secondo di oggi. La commozione è tanta e dopo una gara del genere la federazione fa fatica a nascondere tanta emozione. Cosa vuol dire commentare? Tu abbiamo vinto, siamo stati bravissimi, bravissimi. Forse è ancora troppo a caldo, è andata bene finalmente. Campione del mondo? Penso che
siamo ancora troppo caldi. Vice campione del mondo. Soddisfazione enorme, finalmente ci siamo. Ottimo. Medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo. Alla mia seconda medaglia di legno, cosa diciamo? Adesso siamo certi, ce l'abbiamo fatta. Oh, scusi signora, c'ha delle forbici? Signora, ce le porti, vogliono grazie. Tagliarmi la barba. Ce le porti, grazie, ce le porti. Severino, che? Sta il coltello che facciamo la testa. Vieni, Piero! Italia! Non tagliamo via sto pizzetto qua che non è mai andato bene. Taglialo, taglialo! Giacomin! Giba! 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 Dai, che bella scala! Una grande esperienza per organizzare eventi di questo genere. Sentiamo le parole di chi ha gestito il dietro le quinte di un simile evento. Allora, il Comitato Provinciale di Trento della Federazione Italiana per il Sportivo e Attività Subacquee ha organizzato, si è preso l'onere di organizzare questo campionato. È stato un impegno molto, molto forte, però ci siamo riusciti. Allora, questo risultato è un risultato estremamente importante, è stato ottenuto con grande impegno, ma ha premiato noi, ha premiato me, ha premiato il mio direttivo, ha premiato anche la federazione, credo. E questa è la nostra unica ed esclusiva soddisfazione. Grazie. La Val di Sole che rappresento è una valle alpina in Trentino e rappresenta e si sviluppa con un prodotto turistico molto legato all'attività outdoor e all'attività della montagna. L'acqua è uno degli elementi fondanti di queste proposte, il fiume Noce e il torrente Vermigliana sono stati il campo gara di questi importanti campionati e rappresentano una delle proposte turistiche della valle, quindi la pesca diventa un elemento fondante delle nostre offerte per il turista. Naturalmente l'organizzazione di questi eventi presuppone una certa esperienza, la valle, la nostra organizzazione, la Val di Sole, tutti quelli che collaborano con noi sono ormai, come dire, rodati in questa attività e quindi l'organizzazione di questo evento molto importante, come l'organizzazione auspichiamo anche di altri eventi, ci prevede preparati e pronti. C'è da dire che il fiume rappresenta per noi una ricchezza non solo dal punto di vista della pesca, che è comunque un elemento fondante importante come ho già detto, ma anche per altre attività legate agli sport dell'acqua su fiume, quindi al rafting, alla canoa, che sono tra le, come dire, discipline più praticate nel fiume durante tutta la stagione. Ci permette quindi di proporci su un target di pubblico molto vasto, molto variegato. Credo di dover dire che il pescatore rappresenta per noi una ricchezza e di conseguenza in questo ci muoviamo, un'opportunità per i nostri operatori, per gli albergatori e per tutti coloro i quali vivono dell'elemento fondante della nostra valle che è il turismo. Il Trentino sta puntando molto sul prodotto della pesca, lo dimostrano l'aver portato sul nostro territorio il mondiale, ma vogliamo anche far sì che il pescatore di tutti i giorni che vuole venire nel nostro territorio per provare questo sport sia invogliato, sia facilitato in questo senso. Abbiamo creato un portale trentinofishing.it dove il pescatore può tranquillamente prenotare il suo permesso online, può essere indirizzato nel cercare le riserve più congeniali, può prenotare gli hotel che sono affiliati a questo progetto e può anche richiedere una guida per essere accompagnato e per far sì di rendere questa esperienza il più piacevole possibile. Ci auguriamo che di vedere tantissimi pescatori nei prossimi mesi e ci auguriamo anche di poter ospitare manifestazioni come i mondiali ancora qua nel nostro territorio. Finalmente è finita, finalmente una liberazione che piacevole giustamente.
sono 3 anni che ci abbiamo messo tutta la passione che avevamo. Forse non ce lo aspettavamo proprio. È troppo grande l'emozione, la felicità. Questo coronare tutto il lavoro di un sacco di gente che non sto a menzionare perché è troppa, riuscirei sicuramente a dimenticarmi di qualcuno, ma comunque tantissima gente. Il risultato sportivo è stato veramente eccezionale, al di là delle mie aspettative, che vincere per squadra, per nazioni era, non dico dovuto, perché dovuto non c'è mai niente, ma insomma ci aspettavamo sicuramente questo bellissimo risultato. Ma fare anche il primo, il secondo, il terzo, il quarto individuale è una cosa che va al di là veramente delle nostre aspettative. Un ringraziamento doveroso lo devo fare a chi segue la disciplina, in primis al responsabile delle acque interne Serino Busacchini, con il suo fido scudiero Antonio Frassine, ma un bravo, veramente bravo, a Marina Polognato e ai suoi ragazzi, perché alla prima, diciamo, all'esordio ha fatto veramente un unplay. Siamo alla fine, stiamo per salire sui podi ed è l'emozione che ci viene regalata dopo 4 anni di lavoro. Questo è un gruppo di ragazzi con i quali abbiamo iniziato un progetto nel 2014, un progetto portato avanti costantemente, tant'è che 4/5 di questi ragazzi sono partiti con me nel 2014. La conclusione di questo progetto, di questo lavoro, ci ha portato a raggiungere l'apice. Più di quanto hanno vinto oggi non poteva essere vinto. La soddisfazione è tanta, le emozioni sono tante e di questo personalmente in primis ringrazio la federazione che ci ha permesso di vivere quello che abbiamo vissuto e che adesso sul podio andremo a vivere. Grazie. Siamo qua, siamo giunti alla premiazione, era una cosa impensabile, sicuramente era impensabile riuscire a portare via tutte le posizioni del podio individuale. Sulla squadra ci speravamo perché la preparazione era stata tanta, ma adesso siamo veramente indescrivibile. Un risultato straordinario, è la prima volta che noi otteniamo in questa società un risultato del genere, quindi benissimo fin qui, ma credo che ne abbiano già parlato diffusamente di tutto questo. Resto un po' più sull'organizzazione. L'organizzazione, direi che abbiamo avuto qualche problema casuale legato a dei blocchi di una centralina elettrica che ha causato lo svaso e quindi l'acqua torba per un certo periodo di tempo. Oggi abbiamo avuto un temporale in montagna che ha causato un'altra volta l'acqua torba per un certo periodo di tempo, che ci ha fatto dilatare il tempo. Abbiamo fermato la gara nei settori C e D, nel torrente Noce, e dopodiché siamo ripartiti, quindi anche da un punto organizzativo, ritardi, sfalsamenti, insomma, però vabbè. Poi un po' di litigiosità da parte dei concorrenti che ha portato a brontolamenti, sacramenti, e poi ora c'è la mania dei telefonini dovunque, quindi ogni 3 secondi arriva un Federico Fellini che ha fatto delle riprese e quindi mi porta le riprese come fossimo al Festival di Venezia o di Cannes. Quindi vabbè, poi alla fine reclami non ce ne sono stati, quindi alla fine tutto è andato come sembrava. Direi che il risultato è giusto, l'Italia qui era nettamente più forte di tutti gli altri, poi ci sono l'Ucraina, la Slovacchia, quindi nazioni forti. Bene, direi completamente bene. Al quarto posto, ai piedi del podio, lui che è salito tante volte sul podio negli anni scorsi, un atleta di casa non proprio di Vermiglio ma trentino, sempre premiato dalla signora Barbara Durante, si tratta di Andrea Ferro. Arriva dall'Alto Adige su Tirol, non so il paese esattamente, me lo dirà dopo, Arno Herrmann. Secondo classificato, 125 catture e 13 penalità. Arriva da Vidor, sponda sinistra del Piave, giusto? Paese non tanto di acqua, ma soprattutto di prosecco, Alberto Giolo.
E chi vince questo 15° campionato mondiale predatori esche di superficie qui in Val di Sole? Arriva dalla Val di Gezzo, una delle laterali della Val d'Ossola, Massimiliano Ghibaudo. Facciamo un bel applauso anche al fan club Max Ghibaudo che arriva dalla Val d'Ossola. Carissime 38 le penalità della Slovacchia che conquista il terzo posto, l'argento all'Ucraina con 36 e con sole 11 penalità l'Italia sale sul gradino più alto del podio. Un oro che ripaga tutti gli sforzi dei ragazzi, del CT e di tutta la federazione che ha seguito, sostenuto e lottato insieme ai nostri azzurri.